hanno detto che quando vedono la nebbia nella Padania pensano che Gabbo di Square Red è passato per di lì. Ma ragazzi, Gabbo di Square Red, ritrovati nel mio canale. Sono qui oggi per tornare a parlare, come quasi ogni mese, una volta ogni 2 mesi, ecco, a parlare del mio mondo dello svapo. Tempo fa vi feci il video per quanto riguarda i consigli dell'estate, per come passare al meglio l'estate. L'ho fatto un po' tardi, anche perché l'ho fatto verso fine, mi sembra agosto, quasi inizio settembre. Però quest'anno invece, questa volta, voglio iniziare a darvi dei consigli su come svapare al meglio e come trattare le vostre sigarette elettroniche durante l'inverno. Ovviamente non ci vogliono dei grandi consigli, per amor di Dio, perché comunque, ragazzi, cioè, non è che ci sono dei trattamenti molto molto diversi da estate-inverno, ecco. Però, secondo me, per quanto riguarda tante cose che molti sottovalutano, vi posso dare dei consigli strettamente personali basati sulla mia esperienza per quanto riguarda, appunto, questo fantastico mondo che è quello dello svapo. Allora, io vi faccio questo video anche perché me lo chiedete quasi ogni giorno, pubblico un video, molti di voi mi scrivono: Gabo, torna a fare un video sullo svapo. Bene, lo faccio volentieri, raga, però non è che poi ci siano così tante cose da dire. Io non è che faccio una... non è che ho un canale dedicato a questo, per l'amor di Dio. Io faccio ogni tanto questa rubrica, visto che mi sono costruito anche un bel pubblico, quindi sono veramente soddisfatto di tutto ciò. E mi ricordo, come sempre, come ho detto un paio di istanti fa, per chi non mi conoscesse, io non sono un esperto nel mondo dello svapo, ma siccome a me piace quello che faccio, mi piace condividerlo con la gente che mi segue. Prima di iniziare il video, però, volevo ringraziare Morty della Lega dei Guardiani, che mi ha regalato questo bellissimo spettro di Destiny, l'ha regalata a Games Week. Scusami, bomber, per il ritardo, l'ho ricevuto, quindi ti ringrazio tantissimo. E addirittura qua c'è tipo una chiave, che adesso dovrebbe avermela nascosta la Sibia, non so per quale motivo, che si apre qua e dentro c'è tipo, puoi metterci quello che vuoi, insomma, una roba un po' segreta, ecco. Però veramente bellissimo, infatti è qua che mi guarda ogni giorno. E ti ringrazio davvero tanto, zio, mi piace un casino. Allora, io partirei subito a bomba. Per chi non avesse visto gli altri video, io, raga, ho consigliato un kit, tra virgolette, che può essere considerato anche come starter per chi ha voluto smettere di fumare, insomma, iniziare a svapare le sigarette elettroniche. Questo qua è un kit con le Vic VT Mini. No, è Vic VT e basta, non è la Mini. Questa è l'1, però è uscita anche la 2, la versione aggiornata, che è molto figa, con il Tornado Nano, che sinceramente è da agosto che mi ci trovo bene, dell'atomizzatore che mi è durato più di tutti, perché ha comunque una build che può essere sia rigenerabile che già rigenerata. In pratica, vedete, queste sono delle coil che vanno, adesso magari posso farlo anche assieme a voi, che vanno completamente cambiate. Guardate un po' qua, queste sono le coil che adesso andremo, visto che mi è venuto in mente, ho finito il liquido, non sa di merda, lo andremo a cambiare insieme. Queste sono coil, poi sono innovative light up coil, che si vede che c'hanno la luce, però qua evidentemente non c'è perché è senza LED, vedete qua. Vabbè, comunque non riesco a metterlo a fuoco, innovative light up coil, e sono da 06. Io svapo sempre a 03, ma fondamentalmente non c'è per me tanta differenza a livello aromatico, anche perché passare da un 06 a un 03 basta comunque dimezzare il wattaggio e per me non cambia tantissimo, esce meno fumo, senti un po' meno sapore, ecco. Però la batteria comunque dura di più. Cioè, questa è una svapata da Tornado Nano con questa coil qua già fatta, che mi sembra veramente eccezionale anche a livello aromatico. Beh, come fumare la fa? La fa, raga, fidatevi. Allora, io adesso velocissimamente vi consiglio per me dei liquidi della Madonna che ho potuto testare, però due di questi non so dove potete trovarli perché li ho presi in un negozio qua a Modena. Il primo è Brewell Tobacco Series, che ha vinto come miglior liquido alla Fiera di Parigi, mi sembra. Questo qua è un tabaccoso da 60 ml, costa tanto questo, raga, però mi sa che lo torno a comprare perché è fenomenale questo, ragazzi, è buonissimo. E questa è la confezione, ovviamente dentro c'era la roba dentro qua e usciva, che ho buttato via perché ho finito, però questo l'ho tenuto, ragazzi, perché come custodia è veramente buona. L'ho fatta assaggiare tutti, a me non piacevano i tabaccosi, ma questo qua, ragazzi, era qualcosa di incredibile. Per chi volesse andare su una roba un po' più fresca, io ho scoperto questo liquido qua, Primitive Vapor Vestige, si chiama così, che è pazzesco, ragazzi. Key Lime Creme Sugar Glaze Cinnamon Donut. E questo qua, raga, c'ha un sapore che è dentro questa qua, altra qua, sempre con
Tornado nano. La nicotina a 3, quindi non c'è, né tanta. Io non sento quasi niente, però come gusto, ragazzi, è buonissimo. Ripeto sempre che queste coil già prefatte tendono ad avere un sapore che si sente meno in una coil, ovviamente, che ve la fate voi. Insomma, ovviamente non si può volere tutto. Insomma, io mi ero rotto il cazzo di costruire queste coil. Qua, siccome viaggio molto, ragazzi, magari esco, mi dimentico il cotone a casa. Cioè, lì vado in un bagno anche pubblico, svito, che adesso vi faccio vedere come si fa, svito, riavvito e sei già perfetto. Il terzo, che è molto semplice, direte, è quello un po' più conosciuto, è della Tupaft, però questo non badate a questo perché è da 60, da 3 mg di nicotina, ma adesso hanno fatto anche quello da 30 e da 6 mg. Io l'ho seccato in una settimana, ragazzi, è buonissimo. Poi adesso vi dico che c'è il catwood della vostra serie, perché comunque è sempre un liquido molto molto invernale. Poi adesso io vi voglio far vedere questo della Noise Vape, che è veramente buono. Ma perché vi faccio vedere questo? Perché, ragazzi, probabilmente, anzi quasi sicuramente, entro fine dell'anno, inizio anno nuovo, uscirà il mio liquido. Consigliatemi sotto nei commenti, ragazzi, che tipo di aromi vorreste avere nel mio liquido, che ovviamente sarà zero di nicotina, però ci comunque ci sono sempre modi per mettersi la nicotina in mezzo a diluirla, insomma. Però la venderò a zero di nicotina, come è giusto che sia. Per il momento penso che sia rimasto così l'accordo, però sarà comunque un gusto che dovrò ancora bene gestire. Mi piacerebbe tantissimo che voi sotto qua commentiate scrivendomi che cosa unireste per far sì che il mio liquido sia un liquido buonissimo. È uno, soprattutto un all day vape, un liquido che non stanca, difficile da trovare, però un liquido che non svappi 3-4 volte, come magari può essere Nesquik, per dirvi, che svappi 2 volte e poi lo butti via. Un liquido che duri tanto, anche un mesetto, e che lo svappate tutto il giorno. Mi piacerebbe davvero tanto. Però adesso andiamo a fare il carico di questa qua, che questa è una Relo RX200 da 3 batterie, quindi non è quella da 2-3, con appunto sopra il Tornado nano. Andiamo a provare, via! Forza, via! Allora, raga, molto semplicemente, qua è una cazzata. Io di tutorial ne ho visti pochi in giro, eh. Questo qua ovviamente non sarà un video tutorial, però qua vi voglio far vedere come è veramente semplice e basilare cambiare una resistenza al Tornado nano, prefatta ovviamente. Non sono resistenze top, vi dico, non sono resistenze che vi durano... Allora, dipende dal liquido che usate. Ci sono alcuni liquidi che la resistenza dura anche di più. Ad esempio, io quest'estate, quando svappavo i liquidi quelli blu, quelli ammentolati, mi durava un pelino di più, mi durava una settimanella, che era veramente ottimo come durata per un prefatto. Mentre ultimamente, dipende anche poi dal treno che vi capita, perché magari ci sono alcuni tubetti che hanno delle resistenze che non sono fatte benissimo, però in quel caso potrete assolutamente guardare, che adesso andremo a vedere anche quello e sistemarle. Andiamo a svitare il tutto, che ovviamente mi è rimasto attaccato perché ci do troppa energia quando faccio le cose. State sempre attenti agli OR, mi raccomando. Vedete qua come è fatto? Adesso, una volta che è rimasto qua attaccato, che può anche essere rimasto attaccato alla base, che in questo caso non è, però io sinceramente preferisco così, si svita sempre con della carta e si va a togliere. Questa è la resistenza dopo quasi 4-5 giorni di utilizzo, ed è praticamente inutilizzabile. Vedete qua, Tornado nano, poi qua vi dice anche 0,6, vi dà anche i watt consigliati da 20 a 40 watt. Abbiamo buttato via quella resistenza, andiamo a prendere l'altra fuori dal tubetto, 1 e 2, questa è la resistenza. Adesso andiamo a... È stranissimo, raga, fare dei video tutorial, è incredibile. Raga, io ho ancora un conto in sospeso col santone dello svapo, devo andare nel suo negozio, adesso prima o poi, quando trovo tempo, lo faccio, lo prometto. Non andare nel suo negozio a fare un video, magari potremo cogliere l'occasione per il mio liquido, per farlo vedere la prima volta, andare da lui e farlo assaggiare da lui. Allora, ho rimesso la base, qua vedete, qua c'è la base, scusate se non mette tanto fuoco. Chiudete l'aria, prendete la resistenza nuova, andate qua, avvitate, spingete bene, mi raccomando, andate a togliere la plastichina e vedete qua la resistenza com'è fatta. Ok, ve la faccio vedere meglio. Questa è la resistenza, a parer mio non è fatta, nel cotone non è messo molto bene, vi dico la verità, però è fattibile, insomma. Dovrei stare lì con le pinzette a sistemare un attimo, però sti cazzi, questo sarà una resistenza da 3-4 giorni massimo. Una volta avvitato l'atomizzatore alla sua base, prima di andare a inserire il vetrino e la base sopra,
andiamo a metterci il liquido per bagnare il cotone e impregnarlo bene di liquido, sia nei buchi fuori, ma proprio leggermente, che bene alla base e sul cotone. Una volta impregnato bene il cotone, andiamo a posizionare il vetro, la nostra base sopra, e andiamo a girare bene in modo tale che si incastri tutto perfettamente. Ok, potrete aiutarvi con un pezzo di carta, raga, in modo tale che non vi scivoli la mano. A vetarlo non c'è bisogno di stringere troppo, perché poi magari nello smontaggio potete trovare delle difficoltà. E soprattutto questa parte sopra del tornado è molto molto delicata, mi raccomando. Una volta sistemato questo, ricordandosi sempre che l'aria sia chiusa, andiamo a prendere il nostro liquido. Sapete, dei liquidi, quelli con quelle confezioni che vi ho fatto vedere prima, bisogna travasarli in una pipetta del genere per il tornado nano, perché è fondamentale che il tornado nano vada ricaricato in fretta, tutto bello giù, ok, vai, ricarica fino all'orlo, per poi dopo prendere il tappino, chiuderlo a modo e, una volta chiuso, girarlo in modo tale che l'aria e il liquido vada tutto sotto e le bolle d'aria se ne vanno a fanculo, per evitare qualsiasi perdita, sempre con l'aria chiusa. Ok, quando tutto il liquido è arrivato qua, giriamo di nuovo. Vedete che c'è l'aria qua, ci sono delle bolle d'aria. Raga, scusate, non mette bene a fuoco, stanno salendo tutto. Apriamo l'aria in questo caso, anzi, chiudete l'aria ancora, scusatemi. Tenete l'aria chiusa. Senza premere il tasto, fate così. In modo tale che il cotone si impregna un pelino di più rispetto al normale. Ok, andiamo a svapare, raga, e guardate un po', subito, ovviamente subito saprà un po' di merda, però il tempo mezz'oretta, 40 minuti dovrebbe essere a posto. Raga, di fumo ne fa, All'inizio il fumo ne fa tantissimo e sa veramente, cioè è veramente buonissimo, solo che poi dopo purtroppo queste resistenze qua durano veramente, cioè l'aroma lo senti tanto il primo giorno, poi tende un po' a calare, però si sente veramente benissimo ed è buonissimo. Scusate la location per questo tutorial, ragazzi, però mi è venuto in mente di farvi vedere un po' come ricaricare il tutto nel corso del video. Allora, le cose sono due: dovete consigliarmi sotto il mix di gusti per il mio liquido e poi dopo sotto consigliarmi altri atomizzatori di questo tipo, già rigenerabili, già con le resistenze prefatte, dove magari può tendere un buon aroma e sostituire appunto la rigenerazione, che non sono contro la rigenerazione, però per le persone che magari sono sempre in giro, fanno fatica a rigenerare, si trovano male, però vogliono una buona sensazione di gusto, possono apprezzare. Qui da Gabbo di Square è tutto, ma raga.